Gara 2 per quanto riguarda Leggenda e Leggera in compagnia della Supermono, stessa griglia di partenza chiaramente di quella che abbiamo visto già in precedenza per quanto riguarda Gara 1. Francesco ancora una volta pole position quindi per Marco Dall'Aglio per la Leggenda, e per la Leggera invece terza posizione assoluta e prima per quanto riguarda la Leggera per Piero Roma. E ci aspettiamo ancora una gran gara, così come è stata quella di apertura Gara 1, che ricordiamo vale come secondo appuntamento del 2020. Qui siamo al terzo e quindi qui si incomincerà veramente a delineare quella che è la situazione di classifica per il 2020. Sì, un ho 2020 visto, che ho sembrava visto qualcuno, difficile. Che si ritirava, sto cercando di capire chi è. Io un paio di nomi ecco. Ce l'avrei intanto al semaforo, partiti, un paio di nomi ce l'avrei appunto, ai noi, in virtù della caduta e dell'incontro della partenza in Gara 1, abbiamo appunto la fuoriuscita di Francesco Greco e di Raimondi per quanto riguarda appunto Gara 2. Marco Dall'Aglio parte attenzione. Subito avanti, ma attenzione perché Piero Roma stavolta evidentemente mi pare lui, sì. Non sembra proprio che staccata pazzesca che è andato a tirare sì, a Dall'Aglio, sì. Ma attenzione, una bagarra. Qui guarda come gli sta dietro. Beh, sai, Marco, bagarre, sì, sì, Marco evidentemente, si sono guardati un Marco, attimo per sì. Dire scusa, che vuoi fare? Piero gli ha detto, guardando. Attento anche a Ezio intanto, guarda come recupera anche Ezio. Giustamente Marco si aspettava di essere ancora il leader della situazione, sì, protagonista, ma Roma gli ha fatto una sorpresa. Roma gli ha fatto una bella sorpresa, guarda come rimane sì. Lì dietro. E anche Sandro Giangiacomo, evidentemente stanno un attenzione, po' tutti attenzione, perché Giangiacomo approfittando della situazione. È andato subito ad attaccare Piero. E sì, purtroppo gli ha fatto un attimo attenzione pure il supermono. Camminano. Direi che questa seconda gara è ancora più accesa della prima, se vogliamo. Sì. Molta più verbo da parte di tutti. Sì, molta di più, molta più attenzione. Guarda come sono molto più vicini al primo passaggio rispetto a quello precedente. Giangiacomo passa in seconda posizione, alle sue spalle Roma. Quindi il duello che c'era stato in gara 1 fra Giangiacomo, Roma, Scagnetti, in questo momento vede prevalere Giangiacomo e Roma appunto ai danni di Scagnetti, che è solo quarto. Nostini sempre nel gruppetto di testa, Scanavino in sesta posizione. Direi che al di là della vicinanza maggiore, però, Francesco, sono tutti nello stesso ordine della prima partenza, sì, della prima gara. Comunque notare come Scagnetti utilizza tutta quanta la pista. Attenzione Piero Roma su Giangiacomo in questo momento. Guardali, sì. È passato. Ma non, vediamo se risponde. È passato, sì, ma Sandro. Sì. Vediamo, è personaggio perché, assai difficile sì, da gestire. Comunque era credo un supermono quello che si ritirava, un altro supermono quello che si ritirava all'inizio. Adesso non mi sovviene, ce lo dovresti Scagnetti. Avere descritto. No, Scagnetti è in quarta posizione. Dall'Aglio comunque. Mappa, comincia quanto ad allungare. Quanto taglia sui cordoli? Ho detto ammazza, sì. Quanto va sui cordoli. Comincia ad allungare, Marco. Comincia ad allungare, quindi lascia che dietro si scannino e lui va avanti. Intanto per Roma cerca di non perdere troppo la corda, ma attenzione perché Scagnetti ha recuperato una posizione ai danni di Giangiacomo. Giangiacomo che ha pagato pegno anche allo stesso Roma, che in questo momento è secondo. Quinta piazza ancora per Nostini. Nostini talluna un po' tutti. Ferri. Ottimo podio in intanto precedenza. Ferri si prepara anche questa gara. Occasione. Nostini, sì, Nostini, eccolo qui. Tra l'altro c'ha avuto un problema e vedo che c'ha un problema. Problema per Nostini. Rallenta. Non va, maledizione, non peccato. Non va la moto. Peccato. Sì, non va la moto. No. Veramente una disdetta perché non, cioè, dispiace. Esce Nostini, sì, purtroppo la moto, problema tecnico alla moto. Peccato sì. Per Alessandro Nostini, ciao. Numero 24, sì. Nostro corso esce di scena quando poteva andare ad agguantare un altro podio e sarebbe stato assolutamente meritato per lui. Intanto guarda alle spalle, traiettorie completamente primi. Differenti tra il supermono, sì. E la SV, intanto Marco che c'ha il margine. Credo che ci si sia portato ancora su un buon margine di quei 3-4 secondi, intanto si è creato un po' il vuoto. Non vedo la sagoma di Sandro Giangiacomo. Vedo la ottavo. Sì, aia. Perché secondo me Sandro Giangiacomo, forse dritto, è un contatto qualche cosina. Oppure un bel drittino. Adesso vediamo se ce lo ripropone la regia o no. Giangiacomo, vediamo un po'. Ecco. No, infatti deve essere stato un errore, dietro, stato sì. Un errore da parte di dietro Sandro, sta recuperando. A Maiola, comunque. Dietro a Maiola, sì. Ecco qua.
passato Maiola, guarda la rabbia di Sandro in questo momento, sì. Credo si possa veramente sentire quanta voglia abbia di portarsi ancora lì davanti. D'altronde era in lotta per quanto succede nelle primissime posizioni assolute e gli sta passando tutti. Questo ovviamente ci sta mettendo del suo in questo momento, non è solo motore, è tanta voglia di tornare lì dietro. A questo punto Roma deve guardarsi le spalle da Scagnetti, ancora Scagnetti, un super Scagnetti. Scagnetti, che abbiamo detto in gara 1 ha fatto la velocità massima appunto al punto di controllo di velocità e anche il giro veloce di gara. A questo punto vediamo se Marco Dall'Aglio risponderà. D'altronde aveva fatto un play in Dall'Aglio per quanto riguarda la pole position e la vittoria, gli manca in gara 1 solo il giro veloce, vediamo se lo recupererà in questa gara 2. Siamo ormai a metà gara per l'esattezza, ancora Dall'Aglio, il margine è quello di prima, eh? Sì. C'è poco da fare. Beh, anche qualcosa solo di più forse questa volta, sì. Mi sembra c'è stata una vampata da parte di Roma, sono curioso del duello adesso tra Pier Roma e questo Supermono, perché praticamente vanno uguali, sì, sì. Fa impressione, stanno, forse dovrebbe essere un po' più irruento se vogliamo come erogazione il Supermono, però in effetti sì. Come leggerezza e come tutto, eccolo il passaggio Gian Giacomo di Gian Giacomo, continua la corsa su Scanavino? Sì. O no? Dovrebbe essere Scanavino. Sì, perché davanti non c'è nessuno, infatti. Ok, quindi sì, è Scanavino. Gioco Scanavino, Stefano Scanavino, che tra l'altro si trova in quarta posizione, quindi buona anche la gara da parte di Stefano. Ecco Ezio. Vediamo nel frattempo l'inquadratura per Ezio Rosbrock, compagno di scuderia. Attenzione, intanto c'è un altro ritiro, problema c'è un altro tecnico. Ritiro. Ah, maledizione, vero? Sì, ce ne sono stati una gara 2. Ce ne sono stati dei problemi anche in gara 1, insomma. Ecco Ezio. Ezio con la sua leggera... Alle sue spalle c'è Ferri, ecco il DA a questo momento, siamo ormai agli ultimissimi giri. Piero Roma siamo con Supermono sempre lì con Scagnetti. Roma sì, con direi Scagnetti. Che a questo punto c'è proprio un discorso con Dall'Aglio. Partenza di Piero Roma, vediamo un po'. Bella partenza, eh? Efficace. Bella, già ma in gara 1. Ha recuperato dove? Perché ecco, guarda quanto gli recupera qua. Guarda. Hai visto? Ma guarda, io sono convinto che Marco sia partito sereno e tranquillo. È partito tranquillo. Vediamo no, Sandro. No, non se l'aspettava sicuramente. Beh, buona anche la partenza bene, di Sandro. Sì. Anche perché partiva da un po' dietro. Beh, sai, sicuramente per Piero no, ma per Sandro e Giacomo sicuramente il fatto di una seconda partenza è stato importante, perché ha un po' ritrovato quell'attimo, no, di emozione, di adrenalina che sicuramente sì. Vediamo Ferri. Ha messo più a segno in gara 2 che in gara 1. Ferri pure. Beh, anche Ferri. Bene. Niente male anche la partenza di Ferri. Assolutamente. Niente male, gruppetto in cui dovremmo avere anche il nostro porta, se non sbaglio. Porta. Siamo. Vediamo un po'. Bellissimo. Bel groviglio, bel groviglio. Inquadratura. Sì. Comunque le fasi della partenza, ragazzi, sono qualcosa che è sempre un momento abbastanza tosto. Particolare. Sì, molto tosto, sì. Cioè, molto tosto, molto difficile. Quell'attimo che sono tantissime variabili. Eccolo Porta, dicevo, vedi, appena il tempo di citarlo, ed eccolo Porta con la slow motion per sempre per super slow motion per Porta, lui con tutti i suoi beni amati sponsorini e partner che gli danno una mano ad affrontare le spese che sappiamo che sono tante. Lui è un super slow motion per Dall'Aglio, che me lo chiedo io, ma quando ce lo fanno vedere un super slow motion Dall'Aglio? Eccolo qua, vediamocelo, bellissima moto anche lui, va troppo veloce Dall'Aglio per lo slow motion, perché bisogna allentarlo tanto. Gran motore, ed eccolo Sandro Gian Giacomo. Sì, vedi, ecco perché gli vibra il cupolino. Guarda come gli fa il cupolino. Sì. Bada come è attaccato a Gualandi. Ma lì sai, è il momento del recupero, no? Sì. Si è recuperato alla grande Sandro, è andato alla caccia dei rivali che lo precedevano. Beh, è bello anche il Supermono di Ferri, Sì. Bella moto. Gran moto. Sì. Ma guarda, il Supermono in Italia ha alterne vicende, devo dire, grazie a Filippo Del Monte stanno ritrovando un po' di spazio, per fortuna speriamo che cresca sempre di più la possibilità per il Supermono di esserci. La SV di Ezio non è per niente male, Beh, è curata, devo dire. Sì, caspita. Sono dei mezzi, assolutamente.
queste Suzuki stanno crescendo da sempre, ha sempre curato molto Ezio, ma devo dire che sta ritrovando anche un'efficacia in pista, in virtù anche delle possibilità, no? Che sta avendo nella BDB, sì, con questa doppia partenza. E intanto Ferri che era dietro a Ezio, lotta appunto aperta. Qui hanno ripreso terreno, vediamo un po', cerchiamo di capire. Mi sa che Piero Roma sempre abbondante il vantaggio, sì, però in effetti qualche cosina sembra un po' di ha meno. Perso, sì. Beh, sai, ma guarda quanto va fuori, non so se hai notato quanta, sì, usa tutto, ogni centimetro, anche qualcosa in più della pista. Marco Dall'Aquila l'ho pagata, comunque l'ho pagata, sì. Vabbè, qui ripeto, è casa sua, quindi credo che conosca ogni centimetro, d'altronde tutte le buche e ogni granello di asfalto, quindi credo che corra, non so, qui da prima che lo costruissero, ecco, probabilmente Marco, che tra l'altro c'ha un'esperienza enorme su tutti i circuiti, ma qui a Varano in effetti è proprio casa sua. Lì dietro c'è ancora Roma con Scagnetti, nessuno dei due molla, Roma in qualche modo deve difendersi, deve difendersi. È bello poi questo confronto appunto fra una leggera e un supermono. Devo dire che questo fatto di avere insieme nella stessa griglia crea anche degli spunti, e sono sicuro sarà motivo per qualche supermono di venire, perché in questo caso c'è possibilità di divertirsi senza avere la categoria è quella giusta, esatto, cioè le potenze sono quelle lì, sì, è vero, forse i bicilindrici su rettilinei lunghi vanno un po' di più, però insomma diciamo che su una pista come Varano questa cosa sicuramente è meno accentuata che su altri, assolutamente, circuiti, quindi qui si assolutamente mettono. E ti devo dire che sono passati i tempi di quando appunto c'era, parliamo di Monza, si correva a Monza e venne un supermono, il Gran Toscano, il Toscanone, e venne appunto con un Kajiva, carrozzeria Kajiva Mito, poi un telaio Kajiva Mito, non era il supermono sotto, piove quel giorno e quindi arrivò in addirittura credo in zona podio. La fase di doppiaggio. Sì, siamo proprio all'epilogo ormai, Sì, mancano. Siamo all'epilogo. Due giri circa. Sì. Massimiliano porta on board per lui il pilota sardo che porta a casa punti preziosi comunque. Devo dire che sì, assolutamente. Alla fine la classifica lo va sempre a premiare anche in questa occasione, anche in questo doppio appuntamento. La costanza, no? Questa la costanza. Sì. La costanza e la gran voglia di migliorarsi, non basta mai, anche lui come Scanavino appunto sta conoscendo situazioni sempre migliori, quindi giustamente vuole sposta l'asticella sempre un po' più in là. Intanto appunto, attenzione, fase di doppiaggio di nuovo, vediamo un po', passaggio per Roma e per Scagnetti, passano tutti e due tranquillamente senza problemi, perché comunque le fasi di doppiaggio sono sempre, no, lo diciamo sempre, ogni volta insomma è sempre una fase delicata, è molto delicata, perché comunque appunto ci vuole attenzione da parte di chi supera e di chi viene superato. Intanto c'è qualcosa che non va, abbiamo visto per credo sempre Andrea Maiola, Maiotti, problemi su problemi della Maiola, purtroppo non avendo l'onboard non riusciamo neanche a capire. Intanto Gian Giacomo che viaggia in solitaria, no? Perché è quarto, Sandro ha recuperato tantissimo da quell'ottava posizione dovuto appunto al piccolo errore, sono un po' lontani eccolo, infatti sono un po' lontani per andare a recuperare, dovrebbe comunque essere in zona podio anche stavolta, se non sbaglio, dico bene, perché comunque assolutamente sì. Come leggenda è secondo, anche stavolta è secondo, quindi può dirsi comunque soddisfatto, ha messo decisamente una bella pezza su questa gara che sembrava un po' compromessa in virtù del piccolo errore che l'ha fatto retrocedere di tante posizioni, invece Sandro è pronto lì nel momento a calcare il secondo gradino del podio e siamo veramente alle fasi finali, si tratta di un giro. Io direi che per Marco Dall'Aglio tagliare il traguardo per la terza volta nel 2020 su quattro gare per il 2020 credo che sia un po' non un'ipoteca, qualcosa di più per il titolo, sì, no? L'ha blindato, infatti mi sembra matematicamente sì, anche perché il primo diretto inseguitore è Gualandi,
perché ahimè, se non ricordo male, c'è una differenza di punti comunque importante. Sì, quindi diciamo si può praticamente considerare. Deve prendere la bandiera comunque, si volta ancora una volta lì dietro, cerca di capire, parlarne. Fatto sta che deve ancora arrivare, ovviamente vincere, e pare che credo che sia suo il titolo, esatto. Il bello però che anche se fosse suo sin da questa gara, sono sicuro che Marco non perderebbe mai e poi mai l'ultima prova a Cervesina, ma perché, assolutamente, anche perché lui è il primo che l'ha detto, lui, io ogni volta gli chiedo ma com'è che ancora cosa ti spinge, no, c'è una voglia dentro, attento perché sì, cavolo, Scagnetti, passato Scagnetti, attacco all'ultimo giro a Pierroma, praticamente Roma fino all'ultimo, scusate, tre e l'ha beffata all'ultimo curva, eccolo Scagnetti, guarda, ma va quasi tutto. Esatto, mo perché Dall'Aglio si è un attimo ammorbidito, rallentato e rischia, rischia, però passa avanti e Scagnetti guadagna la seconda piazza assoluta e la prima della Supermono. Gran gara da parte di Scagnetti e Roma, si sono battagliati per tutti i decimi. Tutto il tempo Piero Roma si vede che ha un attimo rallentato un po' troppo forse verso la fine, e quindi Scagnetti ovviamente ne ha approfittato, deve essere comunque anche lui, non lo conosco, ma di esperienza sicuramente. Guarda, lì a capire se ha perso qualche cosina a Roma oppure se ha aspettato studiando Scagnetti, fatto sta che proprio nella fase finale l'ha beffato. Quindi seconda posizione assoluta per Scagnetti, prima della Supermono, per Roma comunque terzo posto assoluto, ma ricordiamolo ancora una volta, primo della leggera. Che segnali fa Gian Giacomo? Che dice ce l'ho fatta comunque, chiude in seconda piazza. Per quanto è quarta assoluta e quindi gran recupero a parte di Sandro, quarto assoluto e secondo della leggenda Matteo Morri, Gualandi, altra leggenda, Scanavino, altra gara per lui importante, chiude in settima piazza Stefano Scanavino, ancora un supermono, nona piazza assoluta e buona comunque con Ezio Rosbrock con la sua numero 1, Fabio Ferri e Massimiliano Porta col numero 69, porta ancora a casa punti preziosissimi ai noi, fuori causa Nostini, Maiola, Dariano, Greco e Raimondi sin dalla partenza escono di scena, e quindi l'appuntamento per tutti, ricordiamo, la Cervesina ad ottobre per la gara finale, la chiusura per quanto riguarda questo 2020 della BDB. Grande Ezio! Grande Ezio! Andiamo Renato, un bravo bambino! Bravi! Bravi! Bravo Renato! Grande Matte! Un casco, prendi quel casco nelle mani, zio Viglione! Stampalo! Allora! Alza la coppa, Matte!